Turismo sostenibile, sì. Come è reso possibile? Turismo sostenibile deve essere il turismo del terzo millennio, quindi togliamo la parola sostenibile perché può essere indirizzato forse a una nicchia, si pensa che può essere interessato a una nicchia di mercato, no, questo deve essere il turismo del terzo millennio, la conservazione ma al tempo stesso la fruizione e assicurare quindi alle comunità locali, alle aziende un miglioramento sia della vita che dell'occupazione. Come renderlo possibile? Con quali mezzi? Con quali mezzi? Innanzitutto con un'interlocuzione sempre più fattiva e collaborativa con gli enti territoriali, quindi comuni innanzitutto, provincia e soprattutto la regione. E su materie che sono le più complesse come i trasporti per quanto riguarda il livello regionale, la produzione dei rifiuti e quindi a livello locale e anche i piani urbanistici che dovrebbero consentire chiaramente anche degli adeguamenti e forme anche di energia anche alternativa. Quali vantaggi porta un turismo sostenibile? Il turismo sostenibile, innanzitutto, essendo il turismo del terzo millennio, comporta un rispetto di quello che è la nostra tradizione, la nostra cultura. Quindi la conservazione, ad esempio, il sostegno delle microcomunità agricole. Attraverso chiaramente l'utilizzo dei loro prodotti e chiaramente cercando la sfida più importante secondo me per i prossimi anni sarà quella di una gestione dei flussi. Gestione dei flussi non è facile perché noi passiamo da numeri insostenibili fatti dal 1 aprile al 31 in qualche modo di ottobre, Amalfi fa 333.000 presenze. Quindi queste 333.000 presenze, essendo concentrate in pochi mesi l'anno, danno chiaramente dei notevoli problemi. Cercare in questo senso di allungare la stagione turistica, dando comunque il giusto risalto, il giusto anche sostegno alle comunità agricole locali, permettono effettivamente di offrire ancora quello che era uno stile di vita. Perché è quello che noi non dobbiamo perdere, lo stile di vita della costa d'Amalfi che era impagabile, insomma, le passeggiate, la scoperta dei piccolissimi borghi in collina, la possibilità di visitare un giardino di limoni, la possibilità di visitare una piccola stalla, una piccola comunità, perché no? In Campania a che punto siamo dal punto di vista del turismo sostenibile? Insomma, la Campania, le perle della Campania sono quelle, insomma, Costiera Amalfitana, Cilento, Capri, Ischia. Molto si è conservato, c'è moltissimo ancora da fare. Però non può essere fatto soltanto dagli attori, cioè quindi alla fine dall'impresa. È necessario una scelta politica ed economica con le istituzioni di che tipo di turismo vogliamo avere in questo terzo millennio. Grazie mille. Ciao, grazie.